Ciao, allora oggi facciamo una decorazione natalizia, appunto fai da te. Si tratta di un lavoretto, chiamiamolo così, abbastanza semplice, ma che comunque è in grado di dare molte soddisfazioni. Quindi, come vedete, io ho praticamente preso un cartoncino e gli ho dato una forma a cono e vado poi a delineare e rifinire meglio le parti inferiori, quindi la base, con delle forbici, appunto per creare una base un pochino più stabile, da poter appoggiare il nostro cilindro, il nostro cono, e vado poi a bloccare i vari parti che possono essere mobili, quindi ad esempio le giunture del cartoncino con dello scotch. Fatto questo, prendo del cellophane e ci vado a rivestire tutto il cono. Il cono? Sì, è il cono, è un cono, tutto il cono, e questo consentirà di avere sia una base stabile e più, diciamo, resistente per poi gli step successivi, ma anche poi poter rimuovere il cartoncino in maniera più facile. Una volta completata questa operazione, vado a prendere della colla. Io uso questa che ho preso in ferramenta, vabbè, dal mio fidanzato, però potete utilizzare anche il classico Minavil, comunque una colla vinilica generica. E vado leggermente ad allungarla con dell'acqua per non avere una consistenza troppo densa. E aggiungo del bianco, della tempera bianca e una puntina di tempera viola, per avere appunto una colorazione a violetta. Aggiungo il bianco perché la colla vinilica, quando si asciuga, diventa trasparente e quindi mi serve comunque che abbia una base di copresa totale. Ho preso quindi dello spago e lo sono andata ad immergere nel composto che abbiamo creato, e vado poco alla volta a rivestire con lo spago tutto il nostro cono. Io mi aiuto anche in questo momento con un pennello con cui vado a fissarlo meglio, e successivamente vado poi anche a lavorarlo con le mani per avere un procedimento più veloce. Cerco quindi di ricoprire tutta la struttura con lo spago. Come vedrete, alla fine non è molto lo spago, infatti forse sarebbe stato meglio almeno fare un'altra utilizzare un altro paio di metri di spago intorno alla struttura, ma è carino, viene carino anche così. Fatto questo, continuo appunto ad avvolgere lo spago intorno al nostro cono fino a quando non otterremo una densità, diciamo, di spago che ci piace. Come vedete, è un lavoro estremamente semplice, si tratta solo di arrotolare lo spago attorno al cono per creare appunto una struttura abbastanza stabile, e quindi via così. Vi consiglio di utilizzare dei guanti. Io li avevo terminati, quindi ho dovuto andare con le mani nude, però sarebbero meglio utilizzare i guanti onde evitare di trovarsi con la colla ovunque, come mi è successo a me. Fatto questo, vado a ripassare con la colla vinilica in modo da riempire tutti i buchi, e qui e quindi successivamente con dei brillantini, in questo caso li sto utilizzando cangianti, vado ad applicarli sulla tutta la struttura e poi vado successivamente ad applicarne anche argentati. Questo darà al nostro alberello dei riflessi molto carini. Con la stessa tecnica si può realizzare anche una pallina di Natale o comunque una generica decorazione per casa, basta semplicemente variare il colore. Quindi tolgo il palloncino che si scoppierà senza fare troppo casino e vado ad aprire tutti i buchini che ho usati dal Vinavil, che appunto si potevano essere creati. E questo è terminata, perché poi vado semplicemente ad attaccare un nastrino e vado ad appendere all'albero. Per quanto riguarda invece il cono, per quanto riguarda quindi l'albero di Natale, vado a togliere il cartone tagliando prima la parte con la carta trasparente che poteva ostacolarmi, e poi delicatamente vado appunto a togliere il cartoncino all'interno. Ripiego dentro la carta trasparente e abbiamo terminato. Come vedete, avremo dei riflessi molto belli, molto scenografici, grazie all'utilizzo dei glitter cangianti. Io ho comprati dal cinese, quindi non sono difficili da trovare, e questo è il risultato complessivo.
Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato degli spunti per le vostre decorazioni. E se vi è piaciuto il video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare mi piace sotto questo video. Per il resto vi ricordo i social che trovate nel box informazioni e un bacio. Ciao e al prossimo video. Ciao ciao!